Ragazzi, buongiorno. Nuovo video spesa prima che la vicina arrivi, che mi veda davanti alla finestra, anche se ho appena cucinato e c'è tutto affumicato, tutto opaco il finestrino con il vetro. Comunque, vabbè, video spesa penny che abbiamo fatto ieri, l'altro ieri, 2 giorni fa. Farò anche il video spesa penny in ASMR perché mi è stato richiesto, quindi iniziamo subito. Sempre le solite cose, più un sacco di cose assaggi, cavolate. Per fare i video assaggi e in offerta soprattutto. Allora, pasta, 3 pacchetti a presolino, questa qui fior di pasta, fusilli, mezze maniche e rigatoni, mi sembra, e farfalle. 3 pacchetti così. Poi si è comprato per lui perché a me ha detto non mi piacciono tanto gli spaghetti, preferisco le linguine e le bavette. E quindi queste, fior di pasta, bavette. Ok, e questo qua, aiuto, l'ho aperto all'incontrario, l'ho aperto dal fondo, sono le linguine, ok? Scusate il video un po' luminoso, ma fuori è buio, come la canzone di Tito Ferro. C'è una giornata molto uggiosa, nuvolosa, piovosa, e quindi non posso farci niente. Non ho luci artificiali, ho già acceso la luce, sì, ho luci artificiali, non ho luci professionali, comunque. Questi biscotti qua, che erano in offerta, non c'erano più quelli 4 cereali, che ho preso 2 settimane fa, però vabbè. Allora, grano fondente, oro saiba, farina integrale con gocce di cioccolato fondente, 300 grammi, 6 monoporzioni, con olio di girasole, fonte di fibre. Erano in offerta, non li ho mai provati, vedremo come sono, se sono buoni vi farò sapere. Ho preso poi il pan bauletto, la carta da cucina gran finale, 3 rotoli. Poi ho preso questa che era in offerta, 0,78 centesimi, ultimi pezzi, c'era solo questa praticamente. San Pellegrino, l'aranciata amara, gusto unico, questa qui piccolina. Le clementine da Prededino, ma non sono buone perché non è più di stagione, non sono più sicuramente di stagione. C'erano solo le arance, ma a me non piacciono le arance, preferisco le clementine. Di solito sono più piccole, queste qua sono enormi. Erano in offerta anche queste, ne ho prese nel sacchetto a 0,2 centesimi, 5,6, ce ne sono 5,6, ne ho mangiate due, ma non sono buone, sono acide, brusche. Poi questo sugo qui, perché non sempre compro le vongole o le cozze, il sugo di pomodoro, lo faccio in casa, a volte sì, a volte no, quindi lo compro già fatto, questo qui che era in offerta, costa poco, e quando non abbiamo nessun altro sugo, che io magari mi faccio un hamburger vegano, tra virgolette, a Dino non piacciono quegli hamburger, si mangia questa, la pasta che vi ho fatto vedere prima con questo sugo qui. Alcune volte l'avevo già fatto in casa, tipo ho comprato le cozze o le vongole surgelate, e il sugo di pomodoro l'ho fatto io. Altre volte, se è in offerta, compro questo sugo qui della Biffi che a Dino piace. A me il sugo allo scoglio non mi fa impazzire, quindi lo compro per Dino. Poi, mix di cereali ne abbiamo comprati due. Dino ne ha comprati due, ma questo qua ve lo straconsiglio, è buonissimo e fa anche molto molto bene al penny, 350 grammi. Poi ho ricomprato queste barrette che erano in offerta. Cade tutto, aspettate. Queste barrette qui, ce n'erano anche il terzo tipo, però vabbè, che sale, sono ferma. Ok, queste qua che le compro di solito al Mercato, Big, Mercato Local o Local come si dice, al penny erano in offerta ieri o l'altro ieri che sono andata, oggi è lunedì, sono andata a comprare sabato, sì, sabato pomeriggio mi sembra, granola bar con farro germogliato, cocco, mandorle e fave di cacao, buonissime queste qua, fanno anche bene. E le altre volte vi dicevo sempre, non riesco a comprare la confezione viola perché è aperta, è sempre aperta, stranamente. Sabato sono riuscita a comprare questa confezione viola, che sono sempre barrette, granola bar, Porgio del Farro, 5 barrette con ingredienti semplici, e invece di avere il cocco, eccetera, ci sono i mirtilli rossi, noci pecan e cannella. Non le ho mai provate queste qui, confezione viola, mentre l'altra è la confezione azzurra, quasi grigia. E ce n'è una terza anche che avevo comprato, che non mi ricordo adesso che ingredienti ha. Comunque, vabbè, questa qui, granola bar, è nuova, è una novità da assaggiare. Poi, in offerta questa qui, queste caramelle qui per il mal di gola, che con questo tempo di oggi il mal di gola arriva sicuramente. Specialità bio, caramelle biologiche con limone, miele e pappa reale, 1,19 euro, con zucchero di canna bio, queste qui. Poi ho comprato il lievito, il lievito mi sembra si dica, sì, il lievito, pane angeli in offerta stranamente, e la vanillina. Che mi era finita per fare i dolci. Ho preso anche l'aroma di vaniglia, quello piccolo, 2 fialette, che era in offerta anche quello, ma vabbè, non ve l'ho fatto vedere. La vanillina, ne ho comprate due buste, ne ho comprate di vanillina e due buste di lievito. Ah, ecco, vabbè, ho
Ho fatto una scorta per fare le torte, almeno non devo comprare niente fino a marzo, diciamo così. Poi ho comprato, anzi Dino ho comprato questi, vabbè li abbiamo comprati insieme, borlotti italiani, anche se la scatola è piccolina, mi piace di più quella grossa o quella in vetro che vi ho già fatto vedere nei video di prodotti finiti, oppure altri comunque barattoli grossi, di fagioli borlotti. A me piacciono di più i cannellini che i borlotti, a Dino piacciono di più questi qua, quindi si è preso questi, che erano anche in offerta questi qua, cotti a vapore, Valfrutta, lavorati freschi, filiera italiana, 3 per 150 grammi. Adesso li tolgo dalla carta e li metto a posto, perché sennò tengono solo tanto posto e basta. Vedete, la scatola è piccola, un po' come quella dei pisellini, però comunque sono buoni. È un'ottima marca, la marca Valfrutta, quindi ve la consiglio. A proposito di piselli, c'è anche il mais in offerta, le scatole quelle grosse, ma io faccio fatica a finirle perché il mais in famiglia, in casa lo mangio solo io, a parte mia madre, ma mia madre non vive con me e quindi Dino non lo mangia il mais, io le scatole quelle grosse di mais evito di comprarle dopo l'anno scorso che mezza andava sprecata perché non riuscivo a finirla e quindi comprerò solo il mais, ma da maggio in poi per fare le insalate compro poi i contenitori quelli piccoli, perché, tipo questi, perché quelli grossi appunto non riesco a farli andare. E quindi il mais era in offerta, due volte già vado al Penny, due volte lo trovo in offerta, ma non lo compro perché c'è la confezione troppo grossa e non riesco a finirla. Però i pisellini fini, finissimi, questi qua, è già la seconda volta che li compro. Li ha comprati Dino anche surgelati perché a lui, tra virgolette, credo che gli piacciono di più surgelati. Questi qua finissimi sono buoni, a me piacciono di più quelli medi, ma quando sono in offerta li compro anche finissimi, che va bene lo stesso. Bonduelle, un'ottima marca, ce ne sono tre scatole, un po' piccoline come questo qua, dei fagioli. Più o meno la stessa scatola, ecco. Va bene, poi, pan bauletto, sì, Dino si è comprato la grappa, e vi faccio vedere prima che finisca. Ne ho comprata una diversa dalle altre, di solito compro la grappa Giulia, questa qui, foglietta, mi sembrano, foglie d'argento le selezioni, pino grigio invecchiata, prodotta in Italia, 50 cl, 40% di volume, questa qui ti stronca, ti ubriaca subito sicuro. Purtroppo, vabbè, ne deve bere poca Dino, perché sennò si ubriaca. E non va bene. Questo miele qui l'ha comprato Dino, al Penny, mi sembra anche che era in offerta, forse sì, forse no, 4 euro o 5 euro, questo qui forse è la cosa più costosa, a parte il pollo che abbiamo già congelato, quindi non ve lo posso far vedere, stasera anche lo mangiamo. Il petto di pollo l'ha tagliato ieri sera Dino e l'abbiamo già congelato, e anche quello 5 euro mi sembra, il miele anche 1 chilo ce n'è, è confezionato in Grecia ma lo fanno a Rovigo, ed è miele mille fiori, origine Bulgaria. È enorme, ci durerà un anno secondo me sto barattolone così grosso, costa 5 euro se non sbaglio, lo scontrino ce l'ha Dino, però comunque almeno non dobbiamo sempre comprarlo. A me piace di più quello squeezy che vi ho fatto vedere negli altri video, però comunque ogni tanto compriamo anche quello così lo spalmiamo sul pane, ci dura un po' almeno. Poi un po' di cavolate le ho comprate soprattutto per fare i video assaggi, questo in offerta che non l'avevo mai provato, Mars Bite. 1,99 euro, 136 grammi. Il Mars è buonissimo, io adoro il Mars, anche le barrette di Mars, mamma mia, quando le compravo tipo il Mars al Lidl erano buonissime, quelle barrette choco caramel buonissime. Poi ho comprato queste, le Fruit Joy che compravo quando ero piccola, la confezione era già aperta, 1,99 euro, ultimi pezzi, infatti c'era solo questa confezione qui, buonissime le Fruit Joy. Da quando ero piccola che non le mangio più, sono anni, veramente tantissimi anni che non le mangio più, e mangiavo appunto quando ero piccola che andavo a scuola. Poi questo qui mi ha attirato, anche se gli Oreo non mi fanno impazzire, però per fare i video assaggi per voi li ho comprati e poi erano in offerta, 1,99 euro Oreo, e sono praticamente cioccolato al latte delle Alpi con biscotti al cacao in pezzi e ripieno crema al latte al gusto di vaniglia, grassi di palma, palmisto, farina di frumento, burro di cacao, vabbè. C'è l'olio di palma qui dentro, però vedremo se sono buoni. Poi avevo visto, non c'è più il cioccolato Ritter Sport, quello al cocco, non c'è più quello al biscotto, non c'è più quello al marzapane, al Penny sabato non c'era più, peccato. C'erano un sacco di questi cioccolati con le mandorle, con le nocciole o con le mandorle, questo qui per fare il video assaggi. A me di solito il cioccolato con le nocciole non mi piace, o con le mandorle o con i pezzi, ecco, comunque deve essere liscio e dolce. Anche fondente va bene, ma dolce, prevalentemente dolce. Da fastidio agli occhi, Special Nuts, questo qui, mandorle salate e miele, non so, è una novità. Erika, stavolta ti ho battuto. No, scherzo, ho comprato anch'io delle novità rispetto a lei che compra sempre delle cose nuove che voglio provare anch'io. Erika, Hermetic Kitten, mi sembra il vecchio nickname. Poi c'erano questi qua, ce n'erano anche altre 3 o 4 specialità, diciamo così, però ne ho comprate solo due. A 99 centesimi in offerta, ho visto la pubblicità di questi Cacao Selection, però non li ho mai provati. Se non piace a me, lo mangia Dino comunque perché
Lui dice che non gli piace la roba dolce, poi però quando c'è qualcosa in casa lo mangia anche lui, normale. È giusto così. Cacao Selection 61% l'aromatico dal Nicaragua, cioccolato fondente extra. Così, extra fine. Cacao 61% minimo, pasta di cacao, zucchero, burro di cacao dal Nicaragua, prodotto in Germania. Non si vedrà niente perché c'è poca luce, però è questo. Sono belle le confezioni. Questa è azzurra e fucsia e l'altra è gialla e verdino. Questa 55% l'equilibrato dal Ghana. L'equilibrato. E l'ho preso fondente e equilibrato. Cacao Selection, cioccolato al latte con extra cacao. Questo qui mi attira un po' di più rispetto all'altro. Questo qui è più fondente, vedremo comunque come sarà. E poi l'unica cosa per San Valentino che ormai è passato sono queste caramelline qui. L'unico pacchetto di caramelle che ho comprato a forma di cuore. Anche se ormai San Valentino è finito, però vabbè. Ho preso anche queste qui, schiacciate, alla cassa c'erano. Sono tutte rotte, la confezione è tutta spaccata, non ci ho fatto attenzione. Comunque, vabbè, queste qui sono buone. Mi piacciono di più le Pringles, ma il penny, le Pringles adesso secondo me le hanno proprio tolte. Nel penny dove vado io ci sono solo più queste qui, o con la confezione rossa che sono classiche, oppure queste qui che sono verdi, pannacci e cipolla. Costano 1,75 euro rispetto a 2,79 euro delle Pringles. Sono meglio queste qui, anche il gusto non è niente male, però vabbè, ce ne sono sempre di migliori comunque. Ho preso per ultima cosa, ultime due cose in offerta, questa qui che era in offerta, ma la mangerò a marzo se riesco a tenerla. Crema spalmabile 1,19 euro, tipo la Nutella, e voglio anche fare la Nutella in casa appena avrò delle nocciole mie, ok? O vado a raccoglierne. 100% frullato veggie, questo qui l'avevo già provato. Quello arancia, carota e limone, mi sembra. O altri gusti. Ve l'ho fatto vedere nei prodotti finiti. Valfrutta. Ce n'era anche un altro di succo. Sempre Valfrutta. Frullato veggie. Come questo. Che però l'avevo già provato in altri video. Forse ve l'ho già fatto vedere. Questo invece c'è. Frutti di bosco, barbabietola e carota nera. Adesso anche questo lo tengo lì. E poi vi farò un video assaggi. E vedremo se ci piace questo succo. Basta. Carne presa. Hamburger no. Abbiamo preso solo il pollo. E una fettina di tacchino, forse che Dino si è già sparato, è già finita. Boh, clementine sì, niente banane, niente mele, niente di niente, solo clementine, finocchi no, broccoli neanche, ho preso due cavolfiori, li ho già congelati, quindi siamo a posto, stasera pollo e cavolfiore. E basta, niente pomodorini, niente carote, purtroppo perché non erano in offerta, i broccoli al penny non erano in offerta, formaggio, solo il formaggio spalmabile, ma vi farò un altro video di cibi, spesa da frigo, sempre al penny domani quando spero ci sarà un po' più di sole. A presto ragazzi, ciao!